Thank you. Abbiamo ancora qualcuno che entra? O incominciamo? bene, allora saremo puntuali anche se non vogliamo rubare poi spazio al dibattito che per noi è importantissimo. E, perché poi ci sono problemi, abbiamo scoperto all'ultimo momento che c'è uno sciopero di treni, quindi anche la nostra relatrice che voleva fermarsi un pochino qui dopo dire la notizia, per dire stasera, basta, non, non mi diminungo in queste quisquiglie, ma solo due parole per dire la, veramente anche la soddisfazione dell'IRSE di questo ciclo che abbiamo studiato in maniera particolare. E che ha colpito molto, molto anche me personalmente, e ci ha colpito molto anche tutte le relazioni, come erano ben concatenate, ma ci ha colpito molto anche questi 500 ragazzi che c'erano quasi. C'è stato all'inizio prima un po' di boicottaggio di questo incontro che abbiamo fatto all'auditorium di mattina la scorsa settimana e che è stato molto interessante sia per la relatrice ma sia per questo bellissimo sistema che abbiamo fatto di eh, QA, cioè di, di domande e risposte anonime che i ragazzi potevano fare in diretta ed erano raccolte direttamente da Piero e da Emma in maniera eccezionale ed è venuto fuori un panorama piuttosto non direi inquietante ma Veramente molto importante, credo anche per le associazioni culturali come noi, che l'educazione sessuale nella scuola o nelle famiglie, e chiamiamola proprio educazione sessuale, non educazione... Alla sessualità e all'affettività, perché sennò no sotto il con la scusa dell'affettività, nessuno parla concretamente anche proprio dei, dei metodi che ci sono. Perché questi ragazzi sono veramente molto sprovveduti, e la cosa poi va a finire in, come ci aveva ben detto la dottoressa Pellizzari, responsabile dell'infitologia, qui in ospedale, quindi, e anche ha ripetuto uh, Violetta Benini, uh, i genitori, gli insegnanti, i nonni e gli zii devono, devono parlarne. Adesso mi diceva Paola che c'è anche una petizione da poco online. Per rendere proprio l'educazione sessuale nelle scuole obbligatorie perché come dicevamo anche nel nostro De Pian, siamo una nazione che è l'ultima e che ha avuto anche piuttosto, um, come si dice, non reprimende, ma da parte dell'Unione dell Europea, eh, è ripresa questa nostra non impossibilità. E dicevo, anche chi come noi fa cultura, ecco, quando si rivolge specificatamente ai giovani, non può restare per aria, ecco, non è soltanto un discorso, e anche credo per tutti voi che avete seguito, non è solo un discorso di approfondimenti culturali, di dire beh adesso so delle cose in più, ho capito di cose del cervello, ma anche di uscirne con questa responsabilità ulteriore di dialogare in maniera molto concreta con, con i ragazzi. con ecco, questo credo che sia un messaggio che ci viene fuori, che è un messaggio... Non è un messaggio moralistico, è un messaggio civico di responsabilità, ma molto molto importante che credo che debba essere fatto proprio da tutti noi. Sergia Adamo, grazie bellissimo per essere venuta, grazie a Paola Dallemolle, nostra amica giornalista, anche lei attivissima nel discorso del genere e della comunicazione. E, e tante belle cose, Sergio Adamo, perché è insegna, docente di letterature comparate, e quindi il titolo ci è parso anche molto bello: Comunicazione rispettosa nella sessualità, quale codice etico nel reale e nel virtuale? Credo che sarà veramente con, con entrambe un, un incontro molto, molto importante. Grazie davvero e a, a voi. Mi sentite? Se devo, se, prendo le misure col microfono. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui. E, Sex and the Brain è, una, è stata diciamo, un ciclo di conferenze che, alla quale anche io ho tenuto tantissimo perché credo che siano dei temi che effettivamente andavano, vanno, vanno approfonditi. E, su, e che riflettono un po' i tempi che stiamo vivendo. Prima stavo facendo una piccolissima intervista e, e devo dire la verità, non mi viene tanto bene perché in genere le interviste le faccio io, quando me le fanno sono assolutamente eh, diciamo, un po' rigida, mettiamola così. E la risposta che ho dato appunto a chi mi rivolgeva le domande era che se effettivamente io credevo che il linguaggio potesse essere, diciamo, un motore di cambiamento sociale e della nostra comunità, de, di tutti noi. E io devo dire la verità che mi è venuto davvero da rispondere assolutamente sì. Qual è il problema? Il problema è che molte volte i tempi corrono molto più velocemente, tutto ciò che ce, ci circonda corre molto più velocemente di quanto noi stessi non ce ne rendiamo conto, e ce lo confermerà tra poco la professoressa Adamo. E come dire, dobbiamo fare anche noi opera di introiezione di quello che ci circonda e poi trasformarlo in parole. Oppure a volte, come dire, eh, Fidarci e penso a quante volte si facciano delle grandi difficoltà adesso, polemiche, avvocata, non avvocata, quando mi chiedono questa cosa. Ma lei si occupa solo di questo? E io rispondo: No, non mi occupo solo di questo. Io mi occupo di economia, di donne, di parità di genere, che è un fatto strettamente economico sul quale posso portare numeri e dati. Però voglio dire. Il fatto di definire un'avvocata o una ministra ha una sua storia eh, grammaticale, ha una sua giustificazione, ha una sua ragione di essere. E a volte dobbiamo anche cercare di superare, suona male, non va bene così, va bene, bisogna a volte fare anche un piccolo sforzo, come vedete adesso, per esempio, quello che un anno fa i giornali non facevano, nessuno scriveva, per esempio, ministra. Ora è scontato, sindaca, lo fanno tutti. Come dire, a volte dobbiamo anche agevolare il tempo, le parole definiscono poi eh, le persone. Sergio Adamo è una risorsa preziosa, con lei ci conosciamo da diverso tempo e siamo impegnate su uh, questo fronte che riguarda strettamente il lavoro dei giornalisti. Io questa sera, eh, dopo che eh, Sergio, la professoressa avrà fatto la sua relazione, vi farò vedere solo velocemente tre slide per raccontarvi... E come un giornalista si deve rapportare col mondo che lo circonda allora fino eh, prima ho raccontato eh, un, un episodio e io ho iniziato a occuparmi di eh, linguaggio di giornalismo, di, di giornalismo e linguaggio e parità di genere ancora vent'anni fa quasi, in quei tempi me lo confermerà professoressa anzi possiamo darci comunque del tuo e eh, non ne parlava nessuno, cioè ti guardavano come uno zombie, davvero. Oggi invece sapete che cosa succede? Che se un titolo del giornale non è adeguato oppure non corrisponde a quelle che sono comunque norme deontologiche nostre, quindi obbligatorie, sono i lettori e le lettrici che ce lo segnalano. E quindi sono loro che si... Arrabbiano per esempio se eh, in un articolo c'è scritto la nostra Kamala no, oppure Kamala è, è in gara per non so, conquistare lo stato del... Sono loro che ti eh, mettono un bel post sotto l'articolo del giornale riferimento e ti segnalano e dicono ma perché la dobbiamo chiamare solo Kamala? Giustamente. Non difficilmente capiterà Joe Biden di essere chiamato il Joe oppure <ride> il Donald. Purtroppo esatto, o oh, quante volte mettiamo questo benedetto Lame... cioè, Sono delle accortezze che rendono autorevole e rispettosa la, la nostra comunicazione. Detto questo, eh, da allora ad oggi abbiamo fatto tanta di quella strada che è difficile effettivamente starci dietro. Il, fra gli argomenti legati alla, pari, la, alla parità di genere, quindi a un, un linguaggio inclusivo, diciamo che ormai noi giornalisti abbiamo una strada chiara, abbiamo un articolo in più deontologico, dopo vi farò vedere. Su quanto riguarda tutto il mondo che riguarda eh, legato al, al genere, secondo me abbiamo fatto, eh, i tempi si sono volati velocissimamente, e c'è ancora molta confusione. Noi abbiamo delle regole che, ci, eh, che sono fondamentali nel modo in cui dobbiamo scrivere sul, nei vari articoli. Dopo vi farò vedere i due fondamentali perché, perché sono fondamentali anche per voi che dovete, magari leggete l'articolo, vedete eh, un servizio alla televisione, ecco, credo che sia giusto che. Cresciamo tutti insieme, cresciamo noi, ma cresciamo tutti insieme. Allora, io direi di iniziare da qui, forse mi sono un po' allungata, ma come dire, ti ho aperto la strada e a te la parola. Sempre un piacere ascoltare Paola Dalle Molle e confermo che la storia di, delle cose che facciamo insieme è stata così, in effetti è cominciata molto tempo fa. E ognuna di noi, non solo noi, ma anche altre amiche, colleghe, collaboratrici, lavoravano in modo forse isolato. No? Poi c'è stato un momento in cui ci siamo rese conto che potevamo dialogare e potevamo anche provare ad agire attraverso le forme anche istituzionali più diffuse della comunicazione. Paola, nel giornalismo, e chi lavorava, per esempio, nel, nelle amministrazioni pubbliche all'università, all'università di Trieste, abbiamo cominciato. Più di dieci anni fa, all'inizio degli anni dieci, e eravamo veramente delle sparute <ride> pioniere all'epoca e abbiamo iniziato a pensare che volevamo sentirci chiamare con le nostre cariche professoressa, ricercatrice, ma anche segretaria di dipartimento, per esempio. E abbiamo fatto dei convegni, degli incontri, ci siamo messe in relazione con altre persone che lavoravano nella comunicazione e siamo riuscite, uso il femminile perché eravamo no. veramente tutte donne, siamo riuscite nel 2014 a far firmare una dichiarazione di intenti da tutte e tre le università del Friuli Venezia Giulia, cioè Università di Udine, Università di Trieste e Sissa. Per appunto seguire delle, delle linee guida, delle raccomandazioni per un uso del linguaggio non discriminatorio dal punto di vista del genere. All'epoca siamo anche finite in prima pagina sul Corriere della Sera, perché eravamo tra le prime. E, purtroppo, devo dire, poi, se guardate. I documenti ufficiali dell'Università di Trieste, anche la pagina web, questa dichiarazione di intenti è rimasta lettera morta. Quindi da una parte è vero che è tanto tempo che, che lavoriamo, che dialoghiamo, che riflettiamo insieme, anche cambiando opinione su certe cose, perché no, i tempi sono davvero cambiati in fretta. Dall'altra parte però è anche vero che abbiamo, sentiamo di avere un, un grande lavoro da fare, come, come si diceva prima, eh, alcune cose che sembrano acquisite poi ci si rende conto. Che in realtà hanno bisogno ancora di tanto, di tanto lavoro e di tanta riflessione. E, dunque, io eh, in, questo, ecco, in questo contesto in cui mi è stato chiesto di ragionare su una um, comunicazione rispettosa della sessualità. Avrei potuto, ma ve lo dirà senz'altro meglio di me Paola Dalle Molle, ehm, darvi appunto degli esempi del perché l'uso del genere oggi è una questione importante. Ma credo che siamo a un punto in cui c'è una sensibilità diffusa. Quindi ho pensato di eh, affrontare delle parole molto scottanti, <ride> di affrontare le parole calde, diciamo così, del presente, quelle su cui. Uh, non c'è una grande convergenza. Quelle che si sentono usare, eh, che sono di fatto delle parole anche molto denotative, descrivono dei problemi, delle situazioni, delle condizioni. Ma che appunto a volte vengono vissute come degli attacchi, delle accuse. Ecco, questo è anche un altro dato di fatto: che riuscire a parlare di questioni di genere e soprattutto di linguaggio legato al genere in questo momento in Italia nel discorso pubblico difficilmente eh, si, si dà in una dimensione pacifica di armonia, di dialogo, di ragionamento. È una questione altamente incendiaria in cui chiunque vuole schierarsi da una parte o dall'altra, chiunque pensa in qualche modo di, di avere delle certezze. E, e in realtà la situazione è molto fluida, è molto mobile e quindi forse ho pensato che più che darvi appunto delle linee guida, degli esempi, volevo con voi... Affrontare queste parole calde, queste parole che scottano letteralmente, che incendiano nel momento in cui vengono pronunciate per un motivo o per l'altro, ognuna ha i suoi motivi, e provare soprattutto a vedere quali sono le ragioni culturali che ci hanno portato a usare queste parole, quali sono le tradizioni di pensiero che stanno dietro queste parole, insomma, farvi vedere che. Nelle riflessioni di oggi, anche parole che sembrano mode passeggere, in realtà molto spesso hanno delle ragioni profonde, hanno una storia, vengono magari anche da altre culture, ma hanno oggi un senso diverso nel, nel panorama del discorso pubblico in Italia. Quindi, Sicuramente a partire dal, dal termine che trovate nel titolo, sessualità è, è una di queste parole, ma anche sesso contrapposto all'altra parola che si usa tantissimo, che è genere. Anzi, ancora meglio, nella variante che quella che veramente infiamma gli animi, gender. Ehm, però si parla anche, e questo lo si usa anche tranquillamente, nelle istituzioni di parità, di pari opportunità di emancipazione, si continua a parlare di emancipazione, forse più in relazione a, a situazioni non occidentali, hm? forse fuori dal, dall'Occidente si parla appunto della necessità di emancipare eh, donne, soprattutto come soggetti che hanno bisogno di, di un sostegno, di un aiuto per arrivare all'uguaglianza, ma si parla anche moltissimo di differenza, per esempio, hm? della differenza, della differenza sessuale. Oppure della differenza di genere, e anche qui vedete perché si dice differenza sessuale o differenza di genere. E si parla di cultura di genere, per esempio, di ruoli di genere, di modelli di genere. E un film come, come Barbie, per esempio, lo scorso, la scorsa estate, nel successo che ha avuto, ha proprio messo al centro la questione di quanto siano importanti appunto quelli che vengono definiti come modelli di genere. E poi c'è questa parola che ogni tanto circola, soprattutto nelle giovani generazioni, a volte la sento usare anche senza forse la consapevolezza di tutta la storia che questa parola si porta dietro. Ed è una parola importante, nonostante suoni così altisonante e indecifrabile, è una parola molto importante. E inter, si parla di intersex, di bisex, pansex, transsex, ma anche transgender, per esempio. E si parla di fluidità di genere, e si parla di orientamento sessuale, però d'altro canto si mette in gioco il desiderio e poi si dice, per esempio, coming out, oppure outing, oppure si usa molto questa parola queer. Ecco, quindi siamo in qualche modo, io mi rendo conto che c'è un bombardamento di, di, di parole che sembrano, ripeto così, l'ultima voga del momento, l'ultima, no? Come il lingua, un gergo, una sorta di gergo. E in realtà sono parole che parlano al nostro presente, che dicono delle cose importanti e che è importante abitare in qualche modo, non rifiutare. Questa è la mia tesi qui questa sera. Proviamo ad attraversare queste parole, a vedere da dove vengono, a capire cosa ci possono dare, a capire dove vogliamo posizionarci rispetto alle, ai modi di vedere il mondo che ognuna di queste parole in qualche modo può, può aprire. Questo è il percorso che, che vi propongo mh, di fare. Cominciamo da parità, se volete. Cominciamo da parità, che è appunto quella che, che si trova di più, che si usa di più. Ha una, un, un meccanismo di ragionamento, no? l'idea della parità è proprio il punto di partenza. Si constata che esiste una... Di simmetria la chiamo io di solito, no? un disequilibrio, una diversità di posizioni in una gerarchia tra uomini e donne. Ora, possiamo ben dire che appunto il mondo si è evoluto, che le donne si sono emancipate, eccetera, eccetera, ma dobbiamo anche riconoscere che i soffitti di cristallo, ovvero. Quella, quella figura per cui le donne, anche molto preparate, anche più preparate molto spesso degli uomini, vedono le posizioni apicali, ma quando cercano di raggiungerle, appunto, sbattono la testa contro questo vetro. Sembrano raggiungibili queste posizioni, eppure tuttora non si riesce ancora a. A, a raggiungerle. C'è un pay gap che continua ad esistere anche in Italia, le donne guadagnano mediamente per le stesse posizioni meno degli uomini, per varie ragioni, e non hanno le stesse possibilità lavorative e, e questo risulta in un pension gap, cioè in una, in una differenza poi anche una volta che è stato lasciato il lavoro. Nei consigli di amministrazione sono state fatte delle leggi per, per la parità, nei consigli di amministrazione, ma la situazione non è, si è, è migliorata, ma non è ancora risolta. Quindi la parità è ancora non qualcosa di dato, hm? non è qualcosa che possiamo dire ce l'abbiamo, è data per scontata, è qualcosa che ancora in qualche modo merita un certo tipo di attenzione. Allora, come, ragiona? come si ragiona? Cos'è la parità? Da dove viene questa idea di parità? Beh, viene dalla tradizione dei diritti umani, della, della possibilità di ehm, togliere dallo stato di minorità alcune ehm, persone che appunto non hanno diritti e che sono discriminate. E come ragiona? Come si ragiona attraverso questa parola? Constatiamo la situazione di dissimmetria, analizziamo materialmente le condizioni, portiamo i dati, portiamo i numeri. Ragioniamo su quella che è l'evidenza e, e a quel punto mettiamo ehm, in gioco delle azioni concrete per il cambiamento. E questo è un modo importante di ragionare sulle questioni di genere per molto spesso appunto, emancipare i soggetti. E ecco questa. Ecco, se vi devo dire da dove viene nella tradizione di pensiero. Tutto questo, io vi farei questo nome che è ben noto, è un nome no, che non, di cui devo dirvi poco. È una tradizione filosofica, ecco, non sono mode del momento, è un, um, un preciso progetto intellettuale che si identifica con Simone de Beauvoir soprattutto e con il suo testo del 1949, altamente eloquente, che non a caso si intitolava Il secondo sesso, appunto l'idea che di questa dissimmetria da constatare. Se vi è capitato di leggerlo sapete che è un volume notevole impegnativo che analizza sia le condizioni materiali ma anche quelle simboliche di questa dissimetria e direi che viene da lì ecco, nella tradizione femminista perlomeno se dobbiamo identificare un punto vicino a noi se vogliamo sapere cos'è la parità dobbiamo ricominciare da Simone de Beauvoir dal secondo sesso ma anche ancora più indietro per esempio ci sono state tante donne nel Settecento, nel Settecento inglese, come con, non so se avete mai sentito parlare di Mary Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft è stata un'intellettuale straordinaria del, del, della fine del Settecento in Inghilterra e, ed è più nota oggi forse come madre di, anche questo capita a volte, anche Simone de Beauvoir è più nota, è stata perlomeno per un certo periodo più nota come compagna di Jean-Paul Sartre. Oggi decisamente, vi dico, secondo me proprio le cose sono cambiate, l'equilibrio è cambiato. Oggi Jean-Paul Sartre era il compagno di Simone de Beauvoir. E dicevo, Mary Wollstonecraft è era la madre di, di Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, per esempio che è, ed è morta di parto, tra l'altro, no? lasciando appunto un'eredità importante, pesante, grande intellettuale, autrice appunto di, una, di un fondamento di questa idea di parità, una rivendicazione dei diritti della donna, pensate ancora in epoca di rivoluzione francese. Quindi quando parliamo di parità, è in questa linea che ci mettiamo, no? di rivendicazione dei diritti. Ma appunto, attenzione, con uno scarto mh, non dei diritti, eh, appunto come nella, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, mh? Che, che, che suona così, è una traduzione italiana, i rappresentanti del popolo francese, eccetera, eccetera, gli uomini nascono e rimangono liberi. Ma con, questa, con questo piccolo scarto che però cambia tutto. No? Che cosa significa immettere nella tradizione dei diritti della rivendicazione dei diritti umani ehm, la dimensione del femminile, forse questo è un, è un nome più noto, si comincia a studiare anche nelle scuole questa, questa figura di Olam de Gouge che è stata proprio colei che ehm, al momento della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino si è premurata di scrivere una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina mm? quindi ecco Teniamo presente che c'è una storia dietro queste parole. Dietro ognuna di queste parole. C'è una tradizione di pensiero, una tradizione di pensiero che non abbiamo sempre saputo riconoscere in quanto tale, ma non sono invenzioni dell'ultimo momento, non sono trastulli ecco, per, per creare, non lo so, nuove posizioni o eh, per mettere da parte, come diciamo tante volte, ben altre questioni. Si tratta proprio di tradizioni di pensiero che sono state tradizionalmente, scusate il gioco di parole. E, e, pensate, immaginate al maschile e che oggi sempre più ci rendiamo conto possono essere riviste dal punto di vista del, del femminile. Volevo farvi vedere appunto come l'arte contemporanea ha in qualche modo assorbito questa, questo modo di intendere le questioni di genere attraverso la, la parità, la riflessione o meno sulla, sulla parità. Voi non so se lo saprete, ma oggi come oggi l'arte femminista è ehm, quella che, che è più quotata, diciamo così. È un'arte molto ricercata. L'etichetta femminista oggi fa sì che artefatti, ehm, opere d'arte contemporanea abbiano un valore non indifferente. Ci sono importanti aziende che stanno investendo significativamente. Ma le, per esempio, Dior ha finanziato una mostra importante sull'arte femminista italiana qualche anno fa a Milano. Insomma, quindi c è, c è, è diventata proprio un, un centro del mercato. E quindi guardiamo, però, questa quest arte femminista. Volevo farvi vedere alcuni esempi di come l'arte eh, contemporanea ha recepito questo. Abbiamo visto che cosa ha significato la parità nella storia. Vediamo ora che cosa, ehm, che cosa ne ha fatto l'arte di questo, no? come si è concretizzato tutto questo in quella forma particolare di linguaggio che è appunto l'espressione artistica, è un altro modo di usare no? la comunicazione e il linguaggio. Questo è un collage, per esempio, è un collage di un artista, risale ancora agli anni 70. E... Che evidentemente, vedete come si intitola, alcune artiste americane viventi. E Capite veramente qual è? È lo stesso meccanismo no? che, che abbiamo visto eh, all'opera nella dichiarazione di Olam de Gouge. Prendiamo qualcosa che tradizionalmente è stato declinato al maschile e lo trasformiamo. In un punto di vista femminile. Questa, naturalmente, è l'ultima cena, no? solo che non è un affresco, un grande affresco, ma è semplicemente un collage. E eh, al posto, appunto, del, degli apostoli, eh, dei volti degli apostoli, ci sono le artiste americane viventi, non appunto artisti del passato che non ci sono più, ma artiste americane eh, viventi. E potrebbe sembrare sacrilega, ma in realtà è proprio una riflessione su quanto, ancora di più che in altri ambiti nella storia dell'arte, le donne non ci sono. Hm? Se io vi chiedo di nominare alcuni, alcuni artisti, cioè alcune artiste, sicuramente no, è, è difficile trovare fino a, al Novecento. Artemisia Gentileschi, naturalmente, perché film, romanzi l'hanno portata all'attenzione del grande pubblico, ma è molto difficile trovare, appunto. È una tradizione che ha messo veramente da parte il femminile. E va bene, anche questi sono altri esempi. Per esempio, sempre negli anni '70 questo si intitola Il Bagno Turco e il bagno turco è, naturalmente viene da qui, no? quindi è, si è proceduto in questo modo, proviamo a rivedere al femminile quello che è, è, è sempre stato declinato al, al maschile, vedete quanto questo bagno turco, poi l'idea dell'arem che è sottoposta a uno sguardo tipicamente maschile e volevo farvi vedere queste qui, queste, <ride> queste, questo gruppo di artiste che è molto attivo di cui abbiamo avuto la fortuna di fare una piccola, una piccola mostra a Trieste un paio d'anni fa, no un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, e si chiamano Guerrilla Girls, non so se le avete mai incontrate, sono molto famose attualmente, hanno avuto delle mostre a, a Londra, a, a New York, Tate Modern, MoMA, eccetera. E cosa facevano? E beh, si sono proprio, hanno proprio cercato di ragionare su questo tema dell'assenza di parità nel mondo dell'arte contemporanea, nella storia e nel mondo dell'arte contemporanea. E hanno cominciato negli anni '80 a tapezzare New York di manifesti in cui denunciavano questa situazione. Per cui vedete, per esempio, qui dicevano, nel 1985, hanno fatto una lista delle gallerie d'arte che a New York non eh, esponevano donne o al massimo, insomma, non più del 10% di donne oppure niente in assoluto. E poi, per esempio, ecco qua, lista, altre liste, quasi liste di proscrizione, dice, eh, che cosa hanno in comune tutti questi artisti? Espongono in gallerie dove non ci sono donne, oppure, quante mostre ci sono state nello stesso anno al, nei musei di New York dedicate a una donna delle personali, una sola e zero 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 Le, la situazione è cambiata sicuramente oggi. Ma diciamo che nei luoghi più tradizionali non è poi, non è poi tanto lontana. E la questione era questa poi alla fin fine. Vedete in questo manifesto, le donne in America, 1985, guadagnano solo due terzi rispetto a quanto guadagnano gli uomini. Le artiste nel mondo dell'arte guadagnano un terzo. Quindi il lavoro intellettuale come un lavoro dove è ancora più difficile, dove la parità... È ancora, è ancora più lontana. E, beh, anche qui credo che su questo i dati <ride> siano rimasti assolutamente gli stessi, e, e però lo facevano con molta ironia, prendevano un po' in giro. Per esempio, a un certo punto hanno, nel 1986 hanno fatto questa pagella no? delle, delle gallerie di New York. Vedete, non migliora. Il ragazzino è un po' così pazzerello, manca di iniziativa, oppure potrebbe fare meglio. No? Come si scrive nella palestra delle elementari? No? Per non prenderli troppo sul serio, però far vedere che è la questione E questo è uno poi dei manifesti più famosi: i vantaggi di essere una, un artista. E vedete qua si può lavorare senza avere la pressione del successo, perché un successo non arriva. Non, non c'è pericolo, non ci si trova in, in mostre dove ci sono anche gli uomini, perché non si viene esposte. Si ha una fuga dal mondo dell'arte nei quattro lavori precari che bisogna fare per smarcare il lunario, oppure sapere che la tua carriera potrà decollare quando, dopo gli 80 anni, cosa che è anche molto vera, no? le grandi artiste oggi riconosciute sono state riconosciute. Dopo, dopo gli 80 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E nel 1986 le, questo collettivo di artiste viene in Europa e dice, attenzione, è ancora peggio in Europa la situazione, è ancora peggio. E poi vedete, portavano numeri proprio, no? cosa devono fare le donne per entrare al Metropolitan Museum? E dicevano, meno del 5% degli artisti sono donne, la sezione moderna. Ma l'85% dei nudi sono nudi femminili. Ed è interessante, ma poi hanno, se la sono presa con l'Oscar, eccetera. Vedete, guardate questa, 1989, 5% di artiste, 85% di nudi, 3% di artiste, sì, meno nudi, 83% meno nudi femminili, ma ancora meno artiste. Hm? Quando dicevo il lavoro non è fatto, è un lavoro come quello del Guerrilla Girls, che pure insomma, sembra un gioco, uno scherzo. In realtà ci dà la misura di quanto, ecco, tutta questa idea di parità che ruota appunto attorno a una serie di figure che non possiamo dimenticare quando parliamo di queste cose. Non sono novità dell'ultimo minuto, sono una storia della nostra cultura che da tanti punti di vista vedete come un. Un girotondo di figure femminili che ci hanno aiutato e continuano a aiutarci a pensare a questi temi. Ecco, ci sono alcuni problemi. Ci sono alcuni problemi in questo modo di pensare. E, ecco che qua interviene, appunto non tanto il la parola parità, ma la parola differenza che avrete sentito anche qui evocare, per esempio, anche, anche in questi giorni, con la legge che è, che è stata approvata ieri è venuta fuori questa, questa nozione appunto di differenza. C'è stato tutto un gruppo di, di studiose, soprattutto di studiose francesi e italiane, che a partire dagli anni 70 hanno detto sì va bene la parità, però non è quello che vogliamo. C'è stata tutta una tradizione che ha messo in questione la nozione di parità. Dicendo, in fin dei conti, il femminile è diverso, è differente rispetto al maschile, è qualcosa che non può essere equiparato. Non dobbiamo voler essere come gli uomini, eh? dobbiamo esaltare. Le la nostra differenza, che è stata sempre considerata come qualcosa di inferiore, e invece dobbiamo esaltare questa differenza come un valore. E la differenza del femminile eh, sta di fatto nel corpo, nel corpo, nel, nelle potenzialità del dare la vita. Mm? E ecco perché dico appunto che in questi giorni questo, questo, questa visione, è, ed è un dibattito molto aperto anche all'interno di tutta la galassia che ruota attorno a questi temi. La nozione di differenza è stata è nata negli anni 70, ma è, è ancora molto, molto attuale. E, insomma ci sono anche libri che sono usciti ne nelle settimane scorse letteralmente che dicono non parità, differenza. Parliamo no non di uguaglianza, non di emancipazione, ma parliamo di tutto quello che riguarda il genere attraverso nozione di differenza. Le donne sono differenti perché possono dare la vita, perché il corpo femminile ha delle peculiarità che non vanno considerate come una debolezza, come una vulnerabilità, come qualcosa da mettere da parte, ma sono un potere sono una differenza che è una potenzialità. E qui, appunto, va bene, vi, vi ho messo un sacco di nomi, un sacco di cose. Ma sono nomi che credo avrete sentito anche nel dibattito pubblico. Per esempio, Luisa Muraro è una filosofa italiana che, appunto, tutta la tradizione italiana, quando sentite parlare di pensiero della differenza, è appunto un pensiero che ha ruotato a, a lungo attorno alla maternità. Alla maternità non come qualcosa da chiudere no? nel privato della casa, ma la maternità come un valore, come un legame con, tra madre e figlia. Una cosa che, per esempio, eh, dicono appunto queste queste. Ecco, Adriana Cavarero, per esempio, un'altra di, di questi nomi che voglio fare qui per dirvi da dove veniamo quando parliamo di queste cose. No? Non veniamo dal nulla. Eh, è stato un, un vero e proprio corpo a corpo con, ehm, con la filosofia in questo caso, un po' con la psicoanalisi, ma soprattutto con la filosofia. Vedete? Questo titolo, il titolo di un libro importante di Cavarero, Nonostante Platone, l'idea che appunto quello che facciamo lo facciamo nonostante Platone, perché se c'è un campo dove di nuovo vi sfido prima del Novecento a dirmi un nome di una filosofa, difficile, eh? Artemisia sì, ma. Ma non lo so, insomma, qualcuno c'è, ma però diciamo che è un campo molto molto non solo un campo molto maschile, ma è un campo anche molto misogino perché è inutile negarlo. Eh, Schopenhauer, Kierkegaard, ma anche Cartesio, Aristotele, prima di tutti hanno scritto delle cose sulle donne che forse è meglio non ripetere. E, Va bene, perché non, 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 non fa onore ecco, a, a, chi, a chi le ha scritte. E quindi ecco che appunto qui questa differenza è nonostante la filosofia, no? nonostante Platone. L'idea è che tutto ciò che è femminile, che è legato al materno, debba essere nascosto in qualche modo. Tutto quello che impariamo dalle nostre madri quello che ci insegnano le nostre madri, non è qualcosa che portiamo nella sfera pubblica. Le madri ci insegnano a gestire le emozioni, ci insegnano a cucinare, a, non lo so, a cucire, no, mia mamma me l'ha insegnato, ma vabbè. <ride> e, e non sono cose che, di cui parliamo nella sfera pubblica, no? E invece quello che ci insegnano i padri è a vivere fuori da, da casa, no? Ma allora tutte queste muraro cavarero dicono una cosa interessante pensate a Socrate eh? Socrate inizia la filosofia la filosofia la storia della filosofia come la intendiamo e, e il metodo è la maieutica come sappiamo no? e si sa ce l'hanno insegnato a scuola la maieutica per Socrate nasce dalla professione di sua madre eh? che era un'ostetrica e quindi ecco che nella filosofia si è verificato questo caso palese di oscuramento di un sapere che è venuto dal materno e che invece poi appunto è stato messo da parte. Socrate ha imparato da sua mamma a far nascere i pensieri che sono già dentro. Mm? E, ecco qua. Oppure ecco questo. Cosa significa non riconoscere il femminile? Io cito sempre questa citazione di Cavarero perché mi sembra molto eloquente. Di, quello che significa differenza e non saper vedere, non voler vedere la differenza del femminile. Questa è una, è una poetessa americana che è citata appunto da Adriana Cavarero e dice così. Molto tempo dopo, vecchio e cieco, camminando per le strade, Edipo sentì un odore familiare. Conosciamo no? la storia di Edipo, naturalmente. Era la Sfinge. Edipo disse. Voglio farti una domanda: perché non ho riconosciuto mia madre? Ecco, perché Socrate non ha riconosciuto mia madre? Perché non riconosciamo le nostre madri? È la domanda più generale. Avevi dato la risposta sbagliata, disse la Sfinge. Ma fu proprio la mia risposta a rendere possibile ogni cosa. No, disse lei, quando ti domandai cosa cammina con quattro gambe al mattino, con due a mezzogiorno e con tre alla sera, tu rispondesti l'uomo, con la U maiuscola. Questo vale anche per il linguaggio, naturalmente. Delle donne non facesti menzione. Quando si dice l'uomo, disse Edipo, si includono anche le donne. Questo lo sanno tutti. Questo lo pensi tu, disse la Sfinge. E sappiamo in che guai si caccia Edipo per non aver saputo riconoscere sua madre. E questo è un po' appunto il senso di quello di cui parliamo quando parliamo di differenza di non aver uh, vergogna, di non aver timore, di parlare della, della fisicità del femminile, dei corpi femminili, uh, del, della sessualità, mh? Della, delle, della differenza della sessualità femminile. Questa è un'eredità appunto del, degli, anni, degli anni 60 e 70, non solo di queste filosofi italiane che vi ho nominato, ma anche per esempio di un grande nome che oggi è tornato molto in auge, quello di Carla Lonzi. Che non solo ha scritto un libello eloquente, Sputiamo su Hegel, ma ha anche scritto un altro libello importante intitolato La donna vaginale, la donna clitoridea, dove appunto l'accento era proprio sulla differenza, sulla specificità del piacere femminile. E anche in questo la, la storia, la, la storia dell'arte recente, contemporanea, ha reagito. Vedete questa quest artista straordinaria, creativa, Nikki de saint che negli anni '60, appunto, inventa questa riscrittura dell'origine del mondo di, di Courbet. Oppure tutte queste artiste che queste sono ancora, sono ancora eh, attive, no? Cindy Sherman o Marina Abramovic, eh, artiste che mettono il loro corpo in scena, la differenza del loro corpo, Louise Bourgeois naturalmente, eh, e così via. Lasciamo perdere. Ecco però, però, però. Simone de Beauvoir, che prima vi ho citato come eh, esempio, no, di punto di partenza del, de, di tutto ciò che riguarda riflessione sulla parità, l'uguaglianza, eccetera, eccetera, a metà del suo volumone sul secondo sesso scrive questa cosa qui. Donna non si nasce, lo si diventa. Avrete sentito mille volte questa frase, e addirittura, appunto, Cavarero recentemente ha scritto un libro Donna si nasce, <ride> perché il dibattito è molto acceso ancora. Donna non si nasce, lo si diventa. Cosa vuol dire donna non si nasce, lo si diventa? Vuol dire che naturalmente si nasce con un corpo, questo è il dubbio, si nasce con delle caratteristiche fisiche. Allo stesso tempo si entra in una dimensione culturale e sociale. Significa che ci sono tanti modi di essere donna, così come ci sono tanti modi di essere uomo. E ci sono tanti modi di agire la propria sessualità, il proprio genere. Non c'è una e una sola regola. Nessuno e nessuna di noi vuole un mondo in cui... Ci sono delle regole precise su che cosa significa essere una donna. Vogliamo un mondo in cui sia possibile essere donna in tanti modi diversi, in cui sia possibile essere madri, ma sia anche possibile scegliere di non essere madri. O sia possibile anche che chi non è madre non sia tacciata appunto di non essere una donna perché non ha raggiunto quella condizione e che chi è madre abbia tutte le possibilità per vivere questa sua condizione al meglio. Ecco che cosa significa donna non si nasce lo si diventa. Mm? Significa che non viviamo mai solo nella biologia. Anche i biologi e le biologhe ci dicono che non esiste solo la genetica, esiste anche l'epigenetica. Ci sono dei geni, ma poi il modo in cui questi geni reagiscono, si trasformano, dipende dall'ambiente, mm? da, 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 dai contatti, dalle relazioni. Questo significa donna non si nasce, lo si diventa. E significa appunto che forse non è tanto opportuno parlare di differenza, che accomuna indistintamente tutte le donne, ma forse è più opportuno parlare di differenze, mh? perché la cultura ci fa essere esseri umani in modi diversi. Ecco qua. E allora, qua vi cito: avevo preparato tutta una serie di immagini di donne. Queste sono soprattutto donne americane che hanno portato contributi importanti. Toni Morrison ha vinto un premio Nobel. Donne afroamericane soprattutto, che eh, si battevano per i loro diritti e che si rendevano conto di essere doppiamente discriminate come donne e come afroamericane. Ecco allora che appunto era importante dire: no, no, non ne basta dire che sono nata donna, sono nata donna, ma sono diventata una donna in un certo modo, in un certo contesto, in una certa cultura. E quindi qui vedrete una carrellata di, di volti, di grandi autrici, per esempio Il Colore Viola, che ha, di questo ha parlato no, questo film del, di Spielberg. E tante, tante donne che appunto hanno, hanno portato la loro esperienza di donne e di appartenenti a culture diverse. Donne migranti, donne non occidentali, donne che hanno vissuto, per esempio, come questa intellettuale al confine tra il primo e il terzo mondo, Stati Uniti e Messico. Insomma, c'è un mondo là fuori di riflessioni su quanto siano importanti appunto le differenze e le frontiere. Questa è un'altra... Un Grande, grande punto di riferimento dei nostri giorni per le giovani generazioni, Bell Hooks, che, come vedete, è, um, il, il suo donna non si nasce, lo si diventa, lo ha articolato nel fatto che lei non solo era, perché purtroppo è mancata di recente: Bell Hooks, era una donna eh, donna afroamericana. Di, eh, di una classe socialmente bassa diciamo così a povera è nata in una condizione subalterna e quindi ci sono tanti elementi che contribuiscono a far sì che appunto diventiamo donne o uomini perché questo vale naturalmente per tutti vedete questo nome scritto in, uh, con le lettere minuscole non è un mio errore ma è proprio una scelta della stessa bell hooks che ha ripreso il nome di sua nonna No, che era una, una, una donna afroamericana che ha lavorato tutta la vita, poi lei appunto ha studiato, è diventata una professoressa in un università importanti, e però ha voluto ricordare questo suo essere diventata donna a partire da diverse condizioni. E questi sono alcuni. E allora, ah ecco, vi volevo far vedere, non so se avete mai visto questa quest opera d'arte. Questa opera d'arte è stata eh, esibita l'anno scorso. Al centenario, c'era il. aiutatemi, il centenario della. Uh, c'era qualche anniversario picassiano, di Picasso, uh, cosa potrebbe essere, la 105? non lo so, scusate. E, e, e questa è un'artista un afroamericana, si chiama Faith Ringold. Pensate, il museo Picasso a Parigi ha voluto omaggiare Picasso in questo importante anniversario, che adesso cercherò di identificare. E cosa ha fatto? Non ha fatto una retrospettiva di Picasso, ha chiamato Faith Ringold, donna afroamericana che ha sempre lavorato, eh, producendo quadri che non sono quadri, ma sono fatti come i kilt, i kilt delle nonne no? che mettono insieme dei pezzettini di stoffa. E però quello che faceva lei era appunto mettere insieme questi pezzettini di stoffa, come fanno appunto come facevano le nonne di un tempo, i, gli scampoli avanzati no? delle coperte. Patchwork, sì, kilt si chiamano no? nella cultura eh, afroamericana, afro però per riprodurre opere di grandi autori. Picasso è stato uno che le ha riprodotto a lungo, e qui chiaramente vedete che cosa ha riprodotto. Ha riprodotto Van Gogh. No? Che cosa si. <ride> sì, sì, sì. sì, 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 di nuovo con tutte, con tutte le artiste che tengono in mano questo kilt dei, dei, dei girasoli ad Arles, Questo nel 1991, e questo è stato il quadro appunto esposto al Museo Picasso. per... Uh, per ricordare appunto quanto Picasso oggi venga riscritto, ripensato nella chiave dell'importanza delle cose che stiamo dicendo. Ah, questa è un'altra artista italiana che anche ha lavorato in questo senso, no? Fare di tutte quelle cose che sono nel privato, che vengono dalle nostre madri per esempio cucire, per esempio tessere, no? che sono cose che non, non sono arte ufficiale, eppure queste artiste ne hanno fatte, e questa è sicuramente una delle più importanti artiste italiane del Novecento, Maria Lai, no? della Sardegna, che ha ripreso proprio le tradizioni di questa, di questa cultura, straordinarie opere, tra l'altro, bellissime, perché io le trovo veramente meravigliose. Allora, che cos'è questa cosa qui? Allora, da una parte ehm, viene fuori questa parola, ecco di che cosa parliamo. Quando sentirete questa parola intersezionalità è questa cosa qui, il fatto che... Essere donne non, es non, non esaurisce quello che è una persona, essere uomini non esaurisce quello che è una persona, perché ogni persona è una donna, è un uomo, eh, appartiene a una cultura, appartiene a una classe sociale, ha eh, un'età un in un determinato momento, ha un certo tipo di relazioni. Ecco allora che, appunto, questa cosa si chiama intersezionalità. No? Un'identità che è fatta di una intersezione di tante cose. Ecco, molto spesso tendiamo a pensare che si, quando si parla di genere si parli no? di cose astratte, di esperimenti. No? no, si parla semplicemente del fatto che non viviamo in un vuoto, viviamo in una serie di relazioni sociali, in una cultura che... È un'intersezione di, di tante possibilità che abbiamo. E qui ecco c'era tutto un discorso sull'intersezionalità che è diventata una parola importante quando nel 2018, questa è la notte degli Oscar del 2018: queste tre attrici, che sono tutte attrici, um, una ispanica, una italoamericana, eccetera, hanno, eh, si sono unite e hanno detto: lavoriamo. Insieme per assicurarci che i nei prossimi 90 anni ci sia un empowerment di possibilità senza limiti, di uguaglianza. Però attenzione, come la giustificavano con diversità, inclusione, intersezionalità. E da quando l'hanno detto sul palco della notte degli Oscar, la parola intersezionalità è diventata una parola che comincia a circolare. E come vedete, non è semplicemente un gioco: è una cosa importante per capire dove siamo, dove vogliamo andare. Proprio per una questione di giustizia sociale, no? per riconoscere le varie possibilità che ogni individuo può avere, ecco Annabella Sciorra, Salma Hayek che Ashley Jude, e eccoci qua. Mm, quindi sostanzialmente, ecco, vi ho fatto vedere un po' come rappresenterei io queste, queste cose qui. Adesso mi fermo un attimo qua perché qui viene fuori la parola magica. Allora, che cos'è questo genere <ride> che entra nella, nelle locuzioni? modelli di genere, ruoli di genere, eccetera, eccetera. E che cos'è questo gender? Perché usiamo il doppio titolo, no? la doppia eh, declinazione, in, insomma, il doppio termine in italiano e inglese. Il genere non è nient'altro che questo, è la presa d'atto nel fatto che donne non si nasce ma si diventa, che non viviamo soltanto di carne, di ossa, di sangue, ma viviamo di relazioni. È la constatazione che nasciamo con un corpo che è sessuato, che è, che è determinato dal punto di vista del sesso. Se volete poi discutiamo anche di questo, ma è una questione abbastanza complessa. Non è così semplice neanche la questione della determinazione del sesso. Però appunto dall'altra parte, come facciamo a non pensare? Che è interessante vedere i diversi modi in cui si può essere donne, si può essere uomini, si può interagire gli uni con gli altri, le une con le altre. Come è possibile eliminare questa dimensione della nostra vita e ridurci a corpi? Ogni volta che la cultura ha ridotto gli esseri umani alla biologia. Ci sono stati alcuni problemi, no? Ridurre gli esseri umani a, a loro, a, solo al DNA o alla razza o a qualcosa del genere non è una buona scelta, come abbiamo visto in, uh, nel corso della storia del Novecento. Quindi questo è il pericolo, questo è un po' il pericolo di non considerare gli aspetti di genere, gli aspetti culturali. Siamo esseri che vivono nelle relazioni, che vivono nella, in quello che chiamiamo cultura, nella società. Il genere non è altro che questo, il fatto che dobbiamo porre attenzione a questi aspetti e non pensare che gli individui con cui ci relazioniamo siano solo dei corpi che non hanno una vita al di là della loro, della loro esistenza biologica. Tante volte invece si sente parlare poi di gender e di teoria del gender che è di fatto una... Ehm, Un'invenzione <ride> da un certo punto di vista, e quando si, si usa in italiano il termine gender in inglese lo si fa per criticare questo campo che io adesso ho cercato: questo campo di studi che ho cercato di, di delineare, e, e lo si travisa anche molto a mio modo di vedere, perché, come ho cercato di spiegarvi, risponde proprio a un'esigenza etica <ride> di responsabilità. Come facciamo a pensare alle, alle questioni di genere in una dimensione che non sia solo ed esclusivamente quella biologica, quella del sesso? Mm? È, è questo che è in gioco qui. È, è la, la posta in gioco è questa. E bollare tutto questo campo di studi semplicemente come una teoria eh, che ha degli scopi che sono quelli di, non lo so, indurre i bambini e le bambine a fare delle cose che non vogliono fare non è rispettoso di un campo di studi, di una tradizione, di un pensiero che invece ha tutt'altri scopi, ha tutt'altri scopi, lo scopo non di imporre delle visioni, ma allo scopo di aprire le possibilità degli individui, delle persone, sì, emanciparle, ma anche renderle libere di immaginare un futuro diverso che non sia già precostituito. Eh, io, se volete, mi fermo qui. Sono disponibile a darvi ulteriori spiegazioni anche sulle altre parole che ho evocato. Ognuna di queste poi potrebbe portar via qualche ora, ma so sono a disposizione. Insomma, spero di avervi fatto passare questa, così, questa idea che quando parliamo di queste cose, concludo su questo: da una parte mh, abbiamo diritto di esprimere la nostra opinione perché siamo dentro apparteniamo a un genere, siamo un genere, viviamo nel genere, eccetera. È la nostra vita, è parte della nostra vita. Dall'altra parte, però, c'è tanto che è stato detto già, è già stato detto tanto. E ricordiamoci di chi ci ha dato delle indicazioni utili. Era questo che volevo farvi un po' vedere questa sera. Non stiamo partendo da zero, stiamo partendo da una tradizione importante, significativa, stimolante. Che non vale la pena di dimenticare perché può aiutarci a vivere nel presente. Vi ringrazio, ma sono a disposizione. Adesso prendere la parola eh, è molto difficile per me. Eh. Allora, io cercherò di, come dire, di chiuderti, di chiudere il cerchio, intanto che tu prendi fiato, perché secondo me ci saranno delle domande e magari potremo confrontarci su questi argomenti. Ma dal mio punto di vista, quello che in questo passaggio veramente che abbiamo fatto, vi faccio i miei complimenti perché ero interessatissima a, davvero a tutto quello che ci hai appena spiegato, c'è una parola che secondo me è fondamentale, che è quella di, eh, del, di conoscere, di informarsi, di sapere, che ci unisce no? come, come genere di eh, approccio a questo argomento, che molte volte ci porta a essere, come ho detto prima, di pancia a rispondere così, mentre quello che ci stai raccontando tu è... Fermi un attimo, dietro c'è moltissimo da conoscere, da capire, da approfondire. Dopodiché ognuno di noi è libero naturalmente di avere delle opinioni per confrontarci in modo naturalmente civile, ma voglio, quello che, che resta è questo. E che ci unisce, perché? Perché anche nella nostra professione non si può intervenire e scrivere non solo, come dicevamo prima, tu hai parlato di parità, eh, ma eh, non solo di questo, ma anche quando si tratta di termini più recenti eh, per noi, eh, quando parliamo di transgender, di gender o di era omosessuale, lei era lesbica, è, termini di questo genere che sono di, eh, ormai diventati, si possono adoperare anche naturalmente in quello che scriviamo. Dobbiamo avere delle competenze che sono specifiche, non possono essere approssimative. E quindi anche noi come giornalisti abbiamo un, un obbligo formativo, diciamo. Su questo eh, abbiamo dovuto un po' accelerare perché anche i tempi ci hanno portato a confrontarci con queste competenze. Vi faccio solo un esempio di queste recentissime Olimpiadi che hanno portato davvero... Ha eh, una grandissima attenzione, nel senso che eh, sono delle Olimpiadi nelle quali siamo andati per, eh, per la prima volta quasi in parità rispetto a atleti maschi e atleti eh, donne. Ma eh, come dire, è incredibilmente anche stata un'Olimpiade ricca per gli spunti anche di pensiero che ha portato, per, la, per lo sguardo così eh, aperto nella complessità del mondo, con la quale noi giornalisti ci siamo anche un po' scontrati. Allora, adesso vi farò vedere semplicemente due slide, se adesso mi danno una mano, per spiegarvi eh, che dobbiamo fare noi, oltre che rimboccarci le maniche come giornalisti e giornaliste naturalmente. Questo, io ne ho proprio quattro e mi metto qua. Anzi, mi metto giù così con voi. Allora, a parte questa. Ah. Speravo di scapolarla la telecamera. Allora, e per andare avanti, ce l'ho qua. Scusate, adesso imparo a essere tecnologica. Ecco. Quello che vi dicevo prima è quello che eh, ci viene detto spessissimo quando cerchiamo di fare dei ragionamenti nello spiegare come noi dobbiamo prepararci e eh. Lavorare su alcuni temi che sono quelli del linguaggio e molte volte la risposta è questa e la sapete perché sarà, vi sarà capitato anche a voi eh, di sentirla. Eppure, come vedete nell'ultima parte, eppure ciò che non viene rappresentato non esiste. Questo non lo dico io, ma le illustri docenti che, eh, con le quali come eh, Sergio Adamo, ma anche con diciamo credo il mondo accademico che si occupa di questi. Temi. Ecco quello che vi citavo prima è questo. Allora, non esiste nel nostro lavoro un articolo specifico che ci, ha, che ci dà, come dire, se ti capita questa cosa devi scrivere così, non esiste, anche se a volte sarebbe bellissimo. Allora, che cosa succede? Succede che noi abbiamo delle regole che sono delle regole etiche e deontologiche eh, che ci devono un po' guidare. Questo è, di cui, eh, questo è un articolo che è stato introdotto nel nostro testo unico, un bel volume, non anzi non è tanto grande, che contiene anche una serie di carte, eh, tipo la carta di Treviso, che si occupa dei minori, che ha valore appunto nostro deontologico. E Questo articolo è stato un po' un articolo storico che è stato introdotto appunto come dicevo prima nel 2021 l'articolo 5b si è stato inserito dentro perché, perché si, è, si è voluto occupare di, proprio di stare dietro i tempi rispetto a un testo che ormai ha tanti tanti anni. Quindi, come dire, oggi come oggi si devono raccontare eh, fatti di purtroppo, tragedie legate alla violenza contro le donne, ma si devono anche raccontare dei fatti che eh, in un certo senso vanno molto vicino a quella che è la persona. Per cui, che come, cosa si deve fare? Allora, eh, io ho cercato di concentrarlo, ma l'ho voluto mettere tutto. Voi vedete, non è in fin dei conti granché lungo e non ha neppure, come dire, mille regole che noi possiamo seguire. Però ci sono dei punti che secondo me sono molto importanti e che eh, volevo, vediamo se avevo il cursore. E per raccontarvi che c'è una parola, secondo me, chiave, che è quella, il, il puntatore, vediamo se lo trovo. Mamma mia. Prendo la mira. Vediamo. Ecco qui. Vedete? La parola si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole, consapevole vuol dire che devi avere le competenze e quindi averle acquisite attraverso quella che è una formazione specifica. Ma attenzione: per me la cosa che volevo segnalarvi è questa, l'essenzialità della notizia e la continenza. Poi certo la spieghiamo non alimentare la spettacolarizzazione, la violenza, eccetera, però l'essenzialità della notizia. Voglio dire che molte volte noi questo lo dimentichiamo quando, per esempio, diamo delle notizie che riguardano una persona che in realtà a spiegare quello che è successo non servono a niente. Cioè, io molte volte, anche per esempio, l'orientamento sessuale di una persona, perché devo scriverlo? serve per farvi capire meglio come è avvenuto quel furto o quel da assolutamente no quindi eh, al di là di, delle, dei punti che sono pochi vedete a b e c direi che il punto centrale per me come, come giornalista io ritengo che sia proprio questo vedere che, che cosa vi devo spiegare per quanto riguarda il discorso che riguardava appunto quello che è della sessualità io vi, eh, vi ho riportato due punti perché naturalmente noi abbiamo anche un codice che riguarda proprio eh, diciamo il genere e quindi tutte queste terminologie di cui che abbiamo accennato anche durante la relazione al professore sadamo però voi vedete che questo è, è legato profondamente a quello che dicevo prima, cioè l'essenzialità della notizia. Molte volte questo potrebbe essere non rilevante dal punto di vista giornalistico, eppure molte volte succede il contrario, con delle conseguenze che sono magari anche molto gravi, perché noi ci dobbiamo anche ricordare che le parole sono anche molto, riescono a ferire, riescono a fare... Molto noi pensiamo che siano così, come abbiamo detto prima, sono solo parole, in realtà no. L'importanza di usare i termini corretti ce l'ha insegnato anche oh, questa sera la professoressa Adamo, cioè ci ha dato delle indicazioni che sono entrate nel vivo del significato delle parole. Quindi io adesso come adesso non posso usare delle parole al posto di altre. Devo avere tutti gli strumenti che mi permetteranno come giornalista di mettere il termine esatto, senza mai confondere con altri termini ambigui, rispettosi, per esempio preferenze sessuali, dire, parlare di preferenza sessuale, stile di vita, avevano stile di vita e poi definirlo. un altro documento che eh, ha lavorato su questi te eh, diciamo su questo e sulla valorizzazione delle differenze e torniamo lì al, diciamo a un punto che è stato toccato dal professore Sadamo è la carta di Pordenone che ancora nel 2015 aveva stabilito questo come un punto fondamentale, quindi non solo legato alla parità di genere ma proprio alla valorizzazione delle differenze e poi un'altra espressione che viene usata in questo documento che è nato qui nella nostra città è il rispetto della persona come diciamo, punto fondamentale della comunicazione dell'informazione. La comunicazione e l'informazione, se ci pensate, lo facciamo tutti, non solo noi giornalisti, non solo i docenti, ma lo facciamo nel nostro lavoro o tutti noi in un modo declinato a secondo delle nostre competenze. Da tempo faccio parte di un'associazione di giornaliste che si chiamano Giulia. Giulia è un acronimo, come lo vedete qui, come è scritto, che eh, diciamo lavora, su questi, eh, lavora tantissimo su questi temi. E, ma quello che vi voglio segnalare è proprio una riflessione su, sulle parole, sull'uso che anche gli stessi giornalisti fanno del, del linguaggio. Perché eh, Giulia Giornaliste tempo fa ha scelto, attraverso una serie di colleghe che hanno voluto far parte di questo progetto, di creare, come vedete, una cosiddetta rassegna sui generis. Se voi andate nel sito di Giulia Giornaliste e eh, cercate proprio eh, questo, questo, questa parte qui, voi. Cliccandoci sopra potrete leggere un report di, di un lavoro che viene fatto attraverso la lettura dei maggiori giornali italiani e con dei numeri che raccolgono come vengono per esempio definite le donne. Quanto sono rappresentate, cioè quanto le donne sono, eh, diciamo, eh, non solo sono so, diciamo, eh, il riferimento degli articoli che vengono scritti, quante donne scrivono, per esempio, in prima pagina nei mm -hmm. giornali, quante giornaliste fanno gli editoriali. Ci sono tutti i riferimenti, tutti i nomi, anche commentati in maniera molto, diciamo, divertente, piacevole da leggere, anche se l'argomento è piuttosto avvilente. E ehm, questo è un lavoro che viene fatto perché sempre Giulia, giornalista, insieme a Fondazione Bracco e alla, eh, alla Commissione Europea, attraverso un pool di altre e anche l'Osservatorio di Pavia, ha creato. Un, un progetto che si chiama 100 esperte, proprio per diciamo, agevolare anche la partecipazione della, delle donne nel, in, in alcuni mondi dove di solito sono presenti solo gli uomini. Ed è un posto, un luogo dove voi potete online, dove voi potete comodamente cliccare e se vi serve il, un nome eccellente, un buon nome di, eh, in alcuni settori che sono tradizionalmente maschili: parlo di economia, parlo di finanza, il mondo della tecnologia delle scienze e altri. Voi potete invece trovare un numero di esperte con tutto il loro curriculum a disposizione per le vostre co per conferenze o per articoli o altro. Quindi, come dire, eh, c'è tutto un mondo altrettanto anche nella, nella categoria dei giornalisti che si sta muovendo. Voglio, co voglio concludere perché chiudo il cerchio, poi lascio la parola a voi. Parliamo, abbiamo parlato dell oli, delle Olimpiadi, abbiamo visto quanto in realtà queste Olimpiadi hanno mosso un sacco di pensieri, un, pa, un sacco di riflessioni. Non possiamo dire che eh, Iman Khalif eh, non ne abbia sollevate, ha sollevato una serie di polemiche gigantesche, come la dobbiamo chiamare, come il, co è vero, poteva gareggiare, non doveva gareggiare, insomma... Ci si è schierati da una parte, si è schierati dall'altra, diventando presto quasi quasi una campagna, anzi, non senza il quasi quasi una campagna d'odio. Allora, io per chiudere il cerchio e tornare a, eh, diciamo, a quello che aveva di cui aveva parlato la professoressa Adamo, avevo pensato mille cose, ma adesso io vi ho voluto solo lanciare, diciamo, dare qualche pillola di, di, diciamo, di un cammino che per certi versi cerca di stare vicino, ecco, ha eh, quasi coinciso, però cosa ho fatto? Tempo fa ho letto un articolo mh, di una giornalista che conoscerete di sicuro che è Concita De Gregorio, che aveva scritto un editoriale, lei effettivamente e gli editoriali la, la troviamo spesso presente nelle pagine di Repubblica, e aveva eh, scritto Nella differenza scrive, eh, cresce l'uguaglianza. E mi aveva particolarmente colpito perché si trattava di un, eh, affronta dei temi che appunto sono quelli di cui abbiamo parlato io e Sergio Adamo questa sera. Ma ho voluto in particolare chiudere il cerchio con una frase che se mi permettete, pro affidandola appunto alle parole di una giornalista, vi vorrei leggere, proprio riferendomi a questa immagine. La storia di Mancaliffe e anche al di là dei complotti mondiali, perché eh, erano stati dati dei complotti intorno a lei, insomma... Al di là dei complotti mondiali di Putin, di Trump, della cortina fumogena alzata per oscurarci la vista, l'ineguatezza lessicale di fronte all'incontenibile varietà della realtà e del bisogno piccino, ottuso che abbiamo di dare a ciascuno un'etichetta. Ci sentiamo più sicuri così? Definiamo la nostra identità in assenza in, eh, di altri metodi e talenti per appartenenza o distinzione è la parola che è la frase che mi è piaciuta di più non sarebbe più semplice invece togliere i confini anziché moltiplicarli e dire che c'è posto per tutti e è un posto grande per questo questo mondo direi che è il tuo dire con questo io chiudo e lascio a voi eh, la professoressa D'Amo se avete delle domande da rivolgerle oppure se vogliamo confrontarci su qualche argomento. Buonasera, volevo fare una domanda sul transgender. Marina Abramovic, lei l'ha nominata prima, vero? Prima ma... Marina Abramovic è stata è famosa per aver esib essersi esibita, o esibito, dovrei dire, uh, specialmente in America, e dove ha fatto degli show particolari che molti di noi conoscono. No? Marina Abramovic è un transgender giusto. Pochi lo sanno pochi lo sanno, ma è transgender. Quindi ha ah, un po' preso in giro una serie di persone che hanno creduto in questa artista facendosi passare per donna quando in realtà è un uomo transgender. Ma questo per dire che nell'arte mi sta bene che ci, siano, eh, ci sia posto per tutti, come diceva prima la, la, scusa, la, la Paola delle mo Dalle Molle. Però c'è un settore che è un po' particolare, che è quello dello sport. Quando ehm, si inseriscono nello sport, in particolare nel genere femminile arti eh, sportive e donne, si, si inseriscono i, i transgender che sono maschi, si fanno passare per donne, non trovo sia giusto, non sia giusta la competizione, perché c'è una differenza strutturale, fisica e fisiologica dei transgender rispetto alle donne. E quindi c'è una competizione slealissima che questi fanno nei confronti delle donne. E ancora una volta questi transgender occupano spazi che non sono loro. Dovrebbero creare un terzo settore, se vogliamo, e chiamarlo um, competizione tra transgender, ma inserirsi al posto delle donne, togliendo ancora, come dire, spazio alle donne, in senso classico. Con utero, ovaie, seni, che non siano protesi, eccetera, eccetera, lo trovo scorrettissimo. Sono sicura che molte donne atlete sportive la pensano come me. Grazie. No, grazie, naturalmente è una questione, appunto, molto, molto calda. Allora, um, transgender è una categoria molto ampia, no? perché mh, si può dare come transgender una persona che ha un corpo anatomicamente riconosciuto come maschile, che eh, mh, vuole in qualche modo abitare una posizione femminile, vuole vivere la sua vita ed è in alcuni casi un'esigenza, un, un desiderio, un bisogno molto profondo che può creare anche grande disagio se non trova risposta. No? Quindi non è semplicemente, appunto, come dicevo, la moda del momento. Dopodiché, la questione dello sport, sono d'accordo con lei, è piuttosto interessante, come abbiamo visto, perché effettivamente lo sport si basa su un binarismo che però oggettivamente eh, no, non sempre no, dà conto di quella che è la varietà dell'umano. Ci sono donne che sono per alcune cose molto più forti in alcuni sport degli uomini, ci sono uomini che... È, è meno vero il, il secondo caso, ma insomma... Allora, lo sport è basato, è impostato su questo binarismo. Allora... Su cosa si basa però il binarismo? Questo è il punto del caso di Ivani Calif. Um, in questo caso si tratta di una donna, no? Non dimentichiamo: in questo caso è una donna, questa persona è una donna, questa persona ha l'utero. Una... No, no, eh, sì. <ride> no, no è, è sì, non lo sappiamo perché, appunto, però alla fin fine, visto che si è discusso tanto del suo corpo, eccetera, è una donna, è tecnicamente una donna. Che cosa succede? Che eh, il suo corpo produce una quantità di testosterone che è in alcuni casi stata rilevata come superiore a quella che di solito producono i corpi che si identificano come appartenenti al sesso femminile. Allora il problema qui non è se è donna o se è uomo, il problema è quant quantità di testosterone ha una persona, cioè le categorie dovrebbero essere quanto testosterone hai stai dagli uomini, quanto testosterone hai stai dalle donne, no? E i beh, oppure i muscoli, oppure i muscoli, perché, evidentemente la caratteristica avere o non avere un utero non, 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 non basta, non basta. La biologia non basta. Allora, che cos'è il sesso? Che cos'è il sesso? La determinazione del sesso è un processo molto complicato ehm, per quanto appunto lo, lo diamo abbastanza per scontato, ehm, in realtà. È, è dato da diversi momenti e diversi fattori. Que questo è il problema che non è venuto fuori chiaramente nell'informazione nella, nell che è passata. Allora, come si determina il sesso di una persona? In tanti modi. Il sesso può essere determinato dai cromosomi. Il sesso può essere determinato dall'osservazione dei genitali esterni e questo è quello che avviene nel momento in cui si sancisce anagraficamente che una persona è uomo o donna. È un maschio e una femmina, quello è un atto performativo che poi va all'anagrafe, il medico, la medica che vede un neonato, una neonata dice è un maschio e una femmina. Ma non c'è solo questo, c'è tutto l'aspetto ormonale. Ci sono persone che hanno un corpo femminile che per qualche motivo inizia ad avere una produzione di ormoni che portano questo corpo, e questo è il caso eh, di Manekhalif: portano questo corpo ad assumere dei tratti, ma il, il, dal punto di vista dei cromosomi e dal punto di vista del, dei genitali esterni o anche interni nel caso specifico, è una donna oppure è un uomo e non produce abbastanza testosterone. Quindi la cosa è molto più complicata, ahimè, di quello che, che, tendiamo, che tendiamo a pensare. E allora, adesso io chiaramente capisco quello che lei dice, c'è una questione, è uno sport, bisogna fare una competizione, le regole devono essere chiare, io su questo non posso che concordare con lei. Però voler mettere delle regole chiare su una questione che è molto, molto complicata e che la, la, la scienza stessa ha sempre interpretato in un certo modo, cioè come una questione semplice, XX o XY, e che in, in realtà si sta rivelando molto più complessa di quello che è, perché eh, viene fuori che ci sono persone XX, XY, XXY, che persone XX con un corpo assolutamente femminile, eccetera. A un certo punto hanno un'evoluzione ormonale che eh, porta in un'altra direzione. Quindi, il problema qui, secondo me, come lei giustamente rilevava, ripeto, sono assolutamente d'accordo con lei. È una competizione, le regole devono essere chiare, ma se le regole si basano sulla determinazione del sesso, ahimè, non è così facile da mettere in chiaro una volta per tutte. Le eccezioni in questo campo ci sono. Quindi, è questo, un po', secondo me, il problema. Che per cui non è, bisogna che si ripensi lo sport in, in questo, perché non è così facile dire e donna e uomo quali sono i criteri. Non so se, se mi spiego. No, no, può, non, non dico che deve essere d'accordo con me. Io sono d'accordo con lei sul fatto che ci vogliono regole chiare, perché è una competizione, se una competizione è una competizione ha regole chiare, però sul sesso non ci sono regole. Non è questione... Allora, lei ha detto che non è d'accordo con me ma non è d'accordo con la scienza ecco perché ho le storie io non sono una scienziata io ho studiato queste cose le storie perché a un certo punto anch'io vedendo casi di questo tipo ho detto oddio cosa devo pensare cioè sono non è che non crediate che io ho delle certezze io quello che vi riporto è perché l'ho studiato e allora sono andata a studiare Tutta la storia della, della scienza, di come si è evoluta la determinazione del sesso. C'è un libro che vi consiglio, purtroppo non è tradotto in italiano, qualcosa sì, di una studiosa, che si chiama Anne Fausto Sterling. Io ho imparato da lei queste cose qui e informandomi ho preso questa posizione che è. Non mi sento di schierarmi io dopo aver studiato, non mi sento di dire sono d'accordo o non sono d'accordo, mi sento di dire è complicata la questione, non è, non è una questione chi siamo noi no? per dire ha ragione Imane Califo o ha ragione quell'altra. La scienza ci dice mh, ci sono tante ragioni in gioco e io su quello mi baso. Prego. Io sono sconvolto. Eh, eh dal fatto che le donne che facciano lo stesso tipo di lavoro dell'uomo prendono di meno. Per me bisogna puntare molto sulla parità economica della donna che deve tirarsi fuori dal potere dell'uomo ed essere autonoma. Eh, in questo senso eh, si sta portando avanti un, una politica eh, a tutti i livelli. Eh, per poter eh, superare questo problema? Ah, eh, cioè, non lo so, qua potrebbe risponderle appunto eh, Paola che, che se ne occupa direttamente. Evidentemente no, non abbastanza perché, perché le, i risultati poi continuano. Voglio dire, anche in ambito di impiego pubblico in Italia, no, dove evidentemente non c'è differenza, no, non c'è disparità di genere, a parità di condizioni. Però poi ci sono delle situazioni per cui, per esempio, le donne raggiungono la stessa posizione degli uomini a un'età molto più avanzata. E quindi, per questo, poi la questione, come dicevo, non è soltanto il salario, ma è anche la pensione. Perché se una raggiunge, le ammesso che le raggiunga, le posizioni apicali a, a un'età molto vicina alla pensione, poi la sua pensione sarà inferiore. Quindi c'è cioè, un lavoro importante di giuriste. Di economiste, stiamo pubblicando un libro su questo che si intitola Parità a che punto siamo. E ci sono economiste che fanno proprio i conti con, con queste cose qui. Però, evidentemente non stiamo facendo abbastanza. Tante cose che vengono sbandierate, in realtà hanno delle, di nuovo anche qui delle sottigliezze, perché uno può rispondere appunto: Ma come? Non so, dico nel mio ambito: un professore ordinario, una professoressa ordinaria guadagnano lo stesso. Però professore ordinaria è diventata magari professore straordinaria molto più tardi del professore. E quindi, alla fin fine, anche se il salario è lo stesso. Quindi, anche qui c'è una complessità. Abbiamo bisogno di sapere di più, di avere più dati, di, di guardare le cose come vanno guardate. Quindi, grazie di, di aver detto questo perché è sicuramente un tema aperto, no, Paola? Tanto un bel niente. Ma vediamo se. Sei, ecco, sì. Intanto io la ringrazio perché di solito sono donne che fanno queste osservazioni e quindi il fatto che ci sia un signore che eh, ci, ci pone questa domanda e anche col fatto di essere anche arrabbiato, cioè con dispiaciuto, scandalizzato, tutto questo mi fa sperare che il mondo da davvero possa cambiare perché abbiamo tantissimo bisogno della parte maschile. Io le dico che in Italia i dati sono sconfortanti, ne abbiamo parlato di recente durante un convegno, io la, la faccio breve, cioè, il, eh, intanto a parte il numero delle donne che lavorano in Italia, che sono eh, una su tre, che oltre a questo. la differenza salariale è prevalentemente dovuta a, a un fatto. Eh, partiamo dal, eh, da, 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 dal, dal dato che le donne sono bravissime: fanno l'università, studiano, sono brave. Ne ha parlato anche Mario Draghi recentemente, eh, però. <ride> potrebbero farlo aumentare se ci dessero l'opportunità, tant'è che adesso è diventato da parte della... Ne stanno parlando proprio perché siamo, abbiamo un grandissimo bisogno di recuperare eh, del denaro, no? abbiamo parlato della manovra proprio ieri, però eh, adesso stanno vedendo che effettivamente se ci fosse una partecipazione maggiore delle donne nel mondo del lavoro, anche il PIL potrebbe crescere, ma è un dato accertato. Il problema è fare questo passaggio. Cosa succede? Che culturalmente eh, esiste in Italia il fatto che il lavoro di cura è a carico delle donne. Io l'ho visto in tutte le generazioni, nelle generazioni che ho visto in parte a me, eh, l'avrà visto anche lei, il che significa che in una famiglia dove anche lavorano marito e moglie, Spesso la moglie deve prendere magari un lavoro non altrettanto impegnativo o non con lo stesso orario, magari un part time che, non che lei personalmente magari non vorrebbe fare e quindi come dire, deve rinunciare alla propria professione perché, perché abbiamo dei figli a casa ma non solo, dei genitori da accudire, magari delle persone anziane. E questo in Italia è un lavoro che è a carico delle, eh, delle donne. Quindi le donne a un certo punto cosa succede? Rinunciano e dicono a questo punto è meglio che tra i due resti a, a casa, cioè e resti a casa quello che guadagna di meno. E, beh, di solito è un uomo perché l'uomo anche ha delle agevolazioni di carriera di, 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 di passaggio per cui magari ha, ha stipendi migliori cosa succede che alla fine noi avremo un, un, una realtà una società nella quale avremo delle pensionate povere ma non ci stiamo pensando adesso perché naturalmente se io per la mia vita professionale ho fatto il part time avrò messo via contributi Pari, cosa faremo quando queste donne arriveranno a essere delle pensionate con delle pensioni che sono insufficienti per vivere? Ci sono una serie di, di meccanismi su questo. Voi pensate che eh, i dati che dicono che quante donne eh, dopo il primo figlio lasciano il lavoro sono impressionanti. Sono stati rilasciati non tanto tempo fa. E, e, e ci dimostrano che la maggioranza sono donne che fanno un figlio ma dopodiché non riescono a reggere anche perché in Italia il secondo problema adesso qua avete trovato il tema col quale <ride> la taglio ma voi pensate agli asili nido l'asilo nido è eh, io lo vedo perché ho tre figlie e quindi forse qualcosa capite delle mie battaglie ma ehm, sono praticamente dei costi pazzeschi. A volte queste giovani devono dire se scegliere lo stipendio o investirlo in un nido. A quel punto sei borderline e rinunci anche perché spesso quando torni poi al lavoro dopo la maternità rischi ancora per una vecchia mentalità di trovare il tuo posto di lavoro che non è esattamente quello che facevi prima sei riesci anche a trovare la tua sedia spostata dall'altra parte l'altro ufficio demansionata perché in fin dei conti adesso ci chiederà permessi perché ha il bimbo che si ammala Insomma, diciamo che ancora c'è un retaggio culturale strutturato per cui l'uomo lavora, la donna sta a casa, che vi sembra una cosa primitiva, ma eh, è inutile che ce la raccontiamo. Quindi, ecco perché il lavoro che stiamo facendo, io non posso fare una legge di bilancio, però posso cercare di lavorare per portare un tassellino di pensiero in più diverso di cultura diversa lo stesso la professoressa Adamo e dai e dai noi auspichiamo che si arrivi a un giorno effettivamente dove questo, questo dato sia sì, di parità sia raggiunto ne parlavamo l'altro giorno come vi dicevo ma anche il rapporto alla demografia no? parliamo eh, con questo calo demografico per cui perdiamo 400.000 abitanti italiani ogni anno, noi ci ritroviamo che abbiamo un problema gigantesco per l'economia. Ma se noi come pensiamo di aiutare eh, un'inversione di tendenza se non cerchiamo proprio di lavorare sui temi di cui parla lei? Ecco, da lì poi sono nati, certo, alcuni provvedimenti legislativi, parliamo della certificazione di genere nell'ambito delle aziende, qualche... No. però diciamo che c'è ancora, ci sarebbe moltissimo da fare, moltissimo da fare, soprattutto rendere, fare questi due passaggi. Le donne devono essere aiutate in questo lavoro di cura, bisogna che uomini e donne si, eh, abbiano la stessa possibilità dei congedi parentali, cosiddetti, non solo a carico delle donne ma altrettanto degli uomini e resi all'inizio anche obbligatori, perché sapete, la mia impressione è questa, poi possiamo discutere, molte volte ci sono dei passaggi che non vengono spontanei proprio perché siamo cresciute così. Siamo abituati a pensarla così, ma non un po' forzati. Come la partecipazione va bene, dopo potremo discutere della partecipazione delle donne nei consigli di amministrazione delle, delle società eh, quotate o partecipate della legge Golfo Mosca che ha aiutato molto. Poi potremo decidere se le donne effettivamente abbiano potere o no in questi CDA. Però. Guardate, se io vado a vedere i dati che sono stati pubblicati, forse oggi li trovate sul sole, ancora sul Sole 24 Ore o altro, di uno studio in cui si parla del soffitto uh, di cristallo o del pavimento appiccicoso, c'è cioè un termine inglese. Eh, in pratica, le donne che possono permettersi di fare una carriera e quindi arrivare al top delle aziende o delle imprese, insomma, far carriera nel lavoro, altrettanto gli uomini, sono un numero incredibile, sono il 4%. Ma di che cosa parliamo allora? Allora, abbiamo altro che abbiamo dei grandi scarponi di piombo con <ride> i quali ci chiedono di fare la scalata dell'Everest. Molte volte forse è capitato anche a voi nelle eh, vostre esperienze personali di provarlo. Ma io l'adoro. <ride> No, allora, però volevo aggiungere una cosa, se mi permette, perché appunto anche questo si, no, no, si, si ricollega a quello che dicevo io prima, appunto. Ehm, sì, è una questione di azioni politiche, di leggi, di azioni concrete, ma è anche una questione di, di mentalità, di, di immaginario, di cultura, di. Sì, no, appunto sono gli stereotipi, il modo di pensare e quando io dicevo genere intendevo proprio questo, cioè come possiamo rinunciare a questo aspetto che poi ha, ha un'influenza fondamentale, le cose a volte non le vediamo perché non sappiamo vederle, perché ci manca l'abitudine a vedere appunto che il lavoro di cura è appannaggio delle donne, che ci sono tutta una serie di soffitti di cristallo. Ma dobbiamo avere la mentalità e la cultura per poter vedere queste cose. Prima che a volte le leggi sono, sono delle, del, come posso dire, forzano. No? Qualche, riescono, riescono a forzare qualcosa. Qualche legislatore o legislatrice illuminata riesce a trovare quel varco che poi cambia anche le cose. Ma se non si cambia la cultura no, non si cambia il mondo, ecco, secondo me. No, no. No. Che cosa? No. Non so, Sa cosa. Bisogna avere. Eh, Ieri sentivo dire un illustre collega giornalista che si occupa di economia. Diceva giustamente una cosa: bisogna avere un'idea di paese. Non andare avanti con dei provvedimenti, o di mondo se vuole, di Europa, quello che vuole, ma non andare avanti con dei provvedimenti. Per, eh, diciamo, per andare avanti quel pezzettino lì. Sì. No.

vengono fuori le leggine o ancora di più certo. cose ridicole come quello che abbiamo appena detto perché eh, a mio modo di vedere pensare di dare mille euro a un figlio è un'offesa nel senso che eh, sapendo quanto costa un figlio con mille sì, sì. euro si paga quanti mesi di retta dell'asilo nido uno due no, un no, massimo no, dire, non arriva a due mesi di <ride> <ride> No, appunto, è una questione di, di, globalmente culturale non... e poi un'altra cosa il lavoro di cura produce reddito, no? Anche se questo, anche bisognerebbe riconoscere quanta ricche, ricchezza produce ricchezza in qualche è un lavoro che produce qualche cosa, non è un lavoro e, e deve essere riconosciuto. Su questo, no? Ci sono fior fior di economisti e economiste che stanno ragionando. Eh, bisogna creare una piattaforma seria, basata sui dati, su sapere chi ha già. Ragionato su questo, queste sono le interrelazioni culturali fondamentali secondo me. Posso fare una domanda? Eh? Per fare uno switch, però eh? Eh, ho apprezzato tutto il discorso deontologico, però guardando certi titoli di quotidiani yeah. o settimanali. Francamente, ne vedo ben poco. Cioè, eh, se non metto l'aggettivo, se non metto il che di far capire che forse non era una persona normale, eh, ovviamente, eh, oppure se la pugile dobbiamo discutere se ha il pene o la vagina, però non lo possiamo dire. Ma cerchiamo di. allora siamo ben lontani da tutto questo, credo. Cioè, se. <ride> Cioè sta dicendo che in realtà... No, eh, allora, le scelte di... Eh, allora, le racconto questo. Ieri eh, ho ricevuto, ho fatto, mi hanno fatto un'intervista un eh, per una tesi, eh, quindi quello che io dicevo sarà inserito nella tesi di una giovane studentessa di Trieste che lavora su sulla prevenzione della violenza contro le donne, però mi chiedeva appunto questo, mi chiedeva conto di tutto questo. E mh, effettivamente eh, io racconto sempre che non tutti i giornali sono uguali, non tutti i giornalisti e i giornaliste sono uguali e lo sappiamo bene. Quando mi è capitato di essere, le ho raccontato l'episodio che eh, mille, le ho raccontato degli episodi concreti per spiegarle che noi tutti, quando leggiamo un articolo e, e ci sembra che, eh, non, non potete certo tutti conoscere tutti gli articoli deontologici, perché questo certo per carità di Dio, però se vi sembra davvero che tocchi la vostra sensibilità, che vi. Faccia arrabbiare, c'è la possibilità di segnalare l'articolo vedendo dove che si è firmato, vedete il giornalista a che ordine appartiene e si fa una bella segnalazione al Consiglio di disciplina dello, de, de, dei giornalisti. Sono due organi separati, l'ordine e il Consiglio di disciplina, dopo la legge Severino. E quindi hanno proprio, siamo due mondi che non si intersecano, diciamo, come giustamente le competenze sono diverse, però lo si può fare anche come cittadini. Questo capita spesso e raccontavo questa, gio questa giovane studentessa di quante volte mi era capitato quando uh, lavoravo a Roma in ambito nazionale, per esempio, di difendere Michela Murgia. Voi non vi potete immaginare, vi, cioè, lo immaginate perché l'avete letto, avete letto certi titoli di giornale, che cosa dicevano, che cosa, come, dico un nome perché lo conosciamo tutti, quella di Michela Muggia Però voglio dire, ci siamo ritrovati in tante situazioni in cui io, eh, le colleghe del sindacato, eh, le eh, colleghe di altri diciamo, contesti sempre giornalistici ci siamo unite. E abbiamo fatto noi la segnalazione al consiglio di disciplina per tutelare la, una eh, donna sulla quale si, pote si può, come sempre, dire e fare in questo mondo tutto quello che si vuole, però a un certo punto ci sono delle regole che vanno di rispetto, che sono il minimo della, della base della conversazione che si deve avere del confronto. Quindi i casi poi eh, non è per tutti uguale. Però io le posso dire che ci sono anche tanti giornalisti che su questi temi ci credono, ci lavorano, uomini e donne per fortuna. Eh, il mio presidente dell'ordine è un presidente ormai dell'ordine da tre mandati e. Ogni volta che si è trattato di intervenire su questi argomenti è stato il primo a dire si faccia, si vada, si, si, insomma, a sostenermi o a sostenere le altre colleghe quando si trattava di, diciamo, portare dei provvedimenti. Quello che possiamo fare e di lavorare sulla formazione, di partecipare come ordine a non. Sì, non fare solo cose legate, diciamo, interventi o partecipazioni legate strettamente al lavoro giornalistico, ma essere parte, per esempio, di progetti diversi. Siamo anche qui. Voglio dire, è vero che oggi io ho parlato di vo con voi del linguaggio giornalistico, però Irse ci ha accolto in più occasioni. Quindi, come dire, noi ci siamo. E, e, con quella apertura di vedute che insomma anche credo che Irse abbia dimostrato tutto in tutti questi anni. Ecco. Cioè, volevo allacciare semplicemente una considerazione rispetto a quello che era stato detto prima sull'intervento precedente. Cioè, quando noi ci approcciamo al femminismo, secondo me, o comunque alla parità di genere, dovremmo stare attenti a considerare una dimensione di classe. Perché a costo di sembrare abbastanza vetusto come modo di ragionare, se noi non ci attacchiamo a una dimensione di classe, rischiamo di avere sì pari salari. Sì, donne che possono andare in situazioni di potere, per esempio nel consiglio di amministrazione, però queste donne rischiano di essere appartenenti a una classe che con terminologia vecchia si sarebbe detta borghese. Le donne proletarie rischiano di rimanere, se vogliamo parlare di proletari, insomma, con quelle donne appartenenti a classi sociali più svantaggiate rischiano di, di rimanere escluse perché c'è un fenomeno di accumulazione del capitale. Di, Eredità del capitale, c'è tutto questo discorso che va affrontato. Se noi ci rimettiamo a una visione, diciamo, liberale o culturale del femminismo, rischiamo di perdere di vista quello che è veramente il motore del nostro sistema paese, del nostro sistema mondiale, cioè la condizione economica. Non so se può essere qualcosa di apprezzato, uno spunto di riflessione sensato, però trovo che si tenda a dimenticare. Questo aspetto. Come, se posso prendere la parola, no, grazie di questa considerazione. Io credo che da questo dipenda il successo e la diffusione del termine intersezionalità, mm. che riguarda proprio questa questione, se usato mm. nel modo in cui ha detto lei, appunto, in cui la, la condizione di classe emerge in primo piano più che appunto di, di classe proletaria o borghese, che forse effettivamente sono termini che non fotografano la complessità del, del presente, e si può parlare di femminismo materialista, che è una delle componenti importanti appunto di questo discorso su cui ho glissato. Però ecco, il femminismo materialista arriva in un momento in cui il marxismo ha... <ride> Ha, ha avuto una sua evoluzione, ha, ha riletto Gramsci per esempio come è arrivato da, dal mondo, no? anche dal terzo mondo. Gramsci oggi non lo leggiamo più come, come si leggeva in un certo tipo di, di tradizione italiana e Gramsci è stato un grimaldello importante all'interno dello stesso materialismo per. Ehm, Esaltare l'importanza della dimensione culturale che lui chiama egemonia. E quindi sono concetti importanti, ma sono anche concetti che, su cui si sta discutendo, sono concetti che sono in, in corso di revisione e che io non metterei in contrapposizione perché non lo sono. Non è vero che c'è un femminismo culturalista o un femminismo materialista. E, e se c'è. Sono delle posizioni estreme che sicuramente non contribuiscono, in, se messe in contrapposizione, al, al dibattito contemporaneo. Mentre l'articolazione è, è necessaria perché sia femminismo sia materialismo sono parole che hanno una storia eh? e che non sono più quelle che leggevamo in Marx o in Mary Wollstonecraft. Sì, io sono fondamentalmente d'accordo. Il fatto di aver creato una in questo momento da parte mia una contrapposizione tra materialismo e culturalismo, chiamiamolo, non so, è più data dall'esistenza del femminismo liberale che tende a considerare e a dare per buono il sistema economico attuale e quello secondo me che ca potrebbe causare una deriva prettamente culturalista. Ecco, non tanto il fatto che siano necessariamente contrapposte culture e condizioni materiali, ma più per una questione di tradizione filosofica, che poi però viene applicata anche nel momento in cui si fanno le leggi. Sì, 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 ma, sì, ma io que questo volevo far vedere che, appunto, quando diciamo questioni di genere o diciamo femminismo, diciamo tante cose che possono essere anche in incompatibili le une con le altre, per esempio, parità e differenza. Ma anche differenze e differenze no? non sono la stessa visione mm. del mondo. E molto spesso, appunto, si, si perde di vista questa pluralità e questa contraddittorietà interna a questo campo di produzione del sapere e di una visione politica. Quindi, però, ecco, forse non userei la parola culturalista, ecco, questo no, mentre, naturalmente, sono d'accordo sulla questione del, del femminismo detto così liberale, come ha detto lei che è stato un oggetto di dibattito che è, qui non ho potuto specificarlo, insomma, che, che però è stato mo molto discusso proprio in quella fase di passaggio tra la, la visione del femminismo in cui il, il soggetto femminile era visto come donna bianca di classe media che appunto ha potuto giustamente emanciparsi, andare a lavorare, perché c'erano delle donne. Di, 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 di classe inferiore più povere che lavoravano per loro a casa guardavano i loro bambini le loro bambine facevano i lavori di casa quindi queste dinamiche sono assolutamente assodate e, e vale la pena ri, ri, rivalutarle sono d'accordo però bell hooks è un po proprio il, no, ha scritto un libro intero sulla, sul ruolo della classe nel femminismo. insomma Quindi, e Se vuole, insomma ci sono tanti altri nomi che immagino conosca, ma per esempio, c'è tanto su questo, grazie. Grazie a lei. Però no, c'è <ride> anche lo sconforto di questo gap di. Eh intellettuale, intellettuale sì, no? che cresce sempre di più sì, che, cresce sì, 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 che cresce nelle sì, scuole, sì. università che cresce nelle scuole e la chiamiamola pochezza ma non solo intellettuale ma anche pochezza di, di conoscenza della realtà di quelli che sono i decisori politici sì. Quindi cioè, non è un, un dire, vabbè, siamo più male di così non ci siamo mai arrivati. Forse però in certa misura sì, perché se a questo si aggiunge tutta la manipolazione culturale, l'omologazione della, della, della banalità. Veramente uno dice, ma cosa serve tutta la cultura di una che insegna letterature comparate, che è una cosa bellissima? Io ho cominciato <ride> sì, sì, a fare <ride> nel senso proprio di, di fare il confronto anche de politico no? de delle vite attraverso le narrazioni, che poi i romanzi servono a quello, no? sì, a capire sì, modelli, un po' di, a più modelli, di, più di come va la vita, cioè, non soltanto eh, nei sentimenti, ma nella società, come cambia, certo, certo, è, è certo. splendido come capisco che è la sua matrice, no? eh, sì, 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 e sì, però no. dici, madonna mia, che, che gap immenso che c'è sempre di più tra gli intellettuali, non il culturalismo, e i e decisori. E i no, politici, sì. gli, gli amministratori, no? non decisori magari grandi, ma proprio anche gli amministratori, no? che sono sì. quelli che poi decidono asilo, sì, asilo, no, eh, eh, sì. privato, pubblico. Sì. Sì, sì, eh, sì. Diamoci sono, una mossa, sono... ma eh, appunto noi... ma studiamo, eh, tutti quanti assieme nel... Mai, no? Nello scendere anche nel concreto quando si parla con le persone, no? Perché, non so, qualcuno mi dice, vabbè, mi hanno parlato tanto di cosa fa questo, cosa fa quell'altro, però creiamo anche degli ulteriori momenti di, non lo so, io sono vecchia. Sì, sì, no, assolutamente, di, di, assolutamente. Di formazione… Di Formazione su, sul posto, anche proprio no? Non sì, diamo sì, no, ma è poi il discorso scuola, che faceva ma... anche lui. Eh. Prima, no, cioè, da una parte l'intervento occasionale, diciamo così, eh. e se, per questo io ho insistito tanto questa sera eh. su questi sì, aspetti, sì, no? no. no? C'è una profondità Grazie. di questi temi, eh. te? c'è eh. una densità, eh. c'è una complessità. Eh. E per quanto vogliamo dire qualcosa, abbiamo bisogno di posizionarci però dobbiamo anche rispettare chi, chi, chi è venuto prima e, e comunque insomma leggere, studiare, informarsi non fa mai male, no? In quanto più si fa, non si tratta di restare nell'astratto, si tratta di agire Ci con uno diciamo. diverso spessore di consapevolezza sì, e con una visione sì. più ampia e, e più complessa, ecco questo anche secondo me è un, è un valore la complessità, no? Semplificare mm -hmm. le cose non è sempre... E che poi questo venga trasmesso un'altra cosa, ma anche quello è un, una, un tema grande: quello della cura, anche combattere contro un nostro stesso mammismo. Io vedo in gente più giovane che poi i figli riesce a farli. Non si fida di dare la cura ad altri, che potrebbero essere altre professioni, no? Perché se non li tengo io, se non ho la suocera, se non ho la mamma, devo fidarmi a darli in mano a qualcun altro giovani magari che sarebbero anche preparati ma che non trovano da lavorare nelle la, donne nel magari nel lavoro di cura degli altri e lì c'è veramente anche una un, un, un discorso, non so. Forse i popoli del nord sono un pochino più abituati, ma a livello di tutte le classi sociali, no? Il inglese, I nobili inglesi o te mandi in collegio quando chi ha quattro anni do, 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 <ride> ed è finita, no? mettere mettere mamme eh, lo cura Ma non è solo lì il discorso, eh? è il discorso di, di possibilità economica, ma anche forse di, di, di mentalità eh, italiana. Un po' quale, appunto. <ride> eh. Eh. Scusate, ma... Beh, no, no, grazie. Per, per anni. Oh. Eh, eh, sono contenta di In questo senso. anche tu. Allora, fatemi solo ringraziare eh, Laura Zuzzi. Grazie. Davvero, grazie. grazie. Algirse, Eleonora Boscariol, che non c'è con noi perché ha avuto un, un incidente La di sentiamo. percorso. Insomma, non è, è stata, diciamo, il motore di questo progetto e grazie. Voglio ringraziare Sono la professoressa interviene. Adamo. Grazie a te, Paola. Grazie, infinite. E grazie a voi che siete stati qui che avete partecipato a questa conversazione. E davvero, è, 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 è per noi è un bellissimo segnale. ecco. Quindi, a te per la parola per dare l'ultimo saluto, ma io ringrazio e saluto tutti voi. Grazie infinite. No, sì. Semplicemente ringrazio anch'io, veramente Lirse Paola Dalle Molle. Che so quanto fa e tutto quello che vi ha detto lo posso assolutamente confermare, no, no. quindi grazie davvero a te, grazie no, no. a